lungo il centralissimo corso Umberto I di Civitanova Marche è stata inaugurata la parafarmacia Regno, uno dei numerosi punti vendita che l'azienda vanta nel territorio del centro Italia, con una struttura anche su Milano. L'apertura di Civitanova Marche rappresenta comunque un obiettivo importantissimo, sia sotto il profilo strategico per la vivacità della città che nell'ottica della sperimentazione, in quanto primo negozio su strada. Un percorso aziendale, quello tracciato dall'azienda Regno, che parte da lontano. Libero Regno, che è il papà di Alessandro Regno, che assieme a sua figlia Tiziana Regno in questo momento conducono l'azienda, e che circa 60 anni fa vinse la prima farmacia a concorso. La farmacia di famiglia si trova a Pianello Valesina, e la storia dell'azienda, e quindi in qualche modo anche di questo punto vendita, nasce fondamentalmente da lì, dalla farmacia Regno, che oggi è un po' il fiore all'occhiello insieme a questo punto vendita. Quanti punti vendita avete e soprattutto dislocati in quale area del territorio nazionale? Farmaregno conta ad oggi 26 punti vendita, 24 punti vendita all'interno della grande distribuzione, oltre alla farmacia che si trova fuori. I punti vendita sono dislocati nella zona adriatica prevalentemente, quindi Marche, Abruzzo e Molise. Da pochissimi mesi, da quasi un anno ormai, abbiamo aperto un altro punto vendita che si trova a Milano, che è un altro progetto diverso da questo, ma anch'esso pilota, che quindi nasce con l'idea di evolvere l'azienda anche nel nord Italia. Questo è il primo punto vendita in strada, quindi al di fuori della grande distribuzione, dove siamo presenti con le altre parafarmacie, con gli altri corner. Abbiamo cercato di mettere a frutto questa esperienza e di creare qualcosa di completamente nostro, che dipendesse solo dalle nostre forze. Questo oggi vuole essere un po' quel tipo di risultato, quindi una declinazione completamente diversa, come si può notare dall'esterno delle nostre vetrine. Da nessuna parte c'è scritto parafarmacia o la tipologia di negozio che abbiamo creato. Non vogliamo essere una parafarmacia nel senso, diciamo, più stretto del termine, vogliamo essere un punto vendita che offre delle soluzioni legate al mondo della salute, al mondo della bellezza, con dei professionisti, con dei grandi professionisti, in questo caso dovrei dire con delle professioniste, perché abbiamo un gruppo di lavoro completamente femminile che è con noi peraltro per la grande maggioranza da moltissimi anni e che reputiamo molto molto affidabile. Siamo convinti di poter offrire un ottimo servizio e ci auguriamo che sia apprezzato chiaramente dalla nostra clientela, e ci piacerà con loro scoprire anche qui quali possono essere i nostri punti di forza e i nostri punti di debolezza e crescere insieme al pubblico di Civitanova. Spazi ampi, scaffalatura aperta, esposizione fornita di indicazioni chiare ed immediate, colori e luminosità avvolgenti, segni distintivi di chi sceglie una comunicazione visiva diretta che punta alla qualità dei prodotti e dei servizi. Abbiamo selezionato e scelto anche dei fornitori marchigiani nell'ottica appunto di valorizzare il territorio nel quale siamo nati. Come si può vedere da questi arredamenti, non abbiamo scelto dei materiali preconfezionati e di carattere industriale, abbiamo contattato appositamente degli artigiani del legno, del ferro, del vetro e cercato con loro di costruire questo punto vendita, quindi di cercare di dargli un'anima in qualche modo e dargli un senso sin dalla loro origine, sin dalla loro costruzione. Parafarmacia, una categoria di punti vendita che ha avuto un'evoluzione soprattutto negli ultimi anni, salendo notevolmente nella graduatoria dei negozi in cui fare acquisti per tutta la famiglia. Con la definizione parafarmacia, dal punto di vista legislativo, si intende quella struttura che può vendere prodotti che non necessitano di impegnativa di ricetta. È così? Esattamente, è così. Noi possiamo vendere tutto quello che è ad autoprescrizione, naturalmente sotto il consiglio di professioniste laureate in farmacia, iscritte all'ordine, per cui tutto quello che è presente in farmacia è presente nella parafarmacia, tranne quello che è prescritto dal medico e con ricetta medica. Quello che dico sempre è che la farmacista della parafarmacia è una farmacista di serie A, non di serie B, come invece di solito si crede. Questo perché è proprio lei che consiglia, o lui o il farmacista che consiglia il prodotto, che dà il consiglio giusto, e la nostra politica commerciale è proprio quella di cercare di dare spesso consigli anche con quello che si può dare a casa, si può avere a casa, e non solo di vendere, perché questa è la cosa che fidelizza in assoluto più la clientela e è quello che cerca il cliente che entra dentro una struttura dove c'è un professionista qualificato.
i settori commerciali più svariati. Passiamo dalla bellezza, per cui tutto quello che è più sensoriale e più impattante soprattutto per noi donne, alla naturale, quindi una grande sensibilità anche all'area che sta arrivando adesso del vegetariano, del vegano, per cui abbiamo make-up proprio adatto a queste esigenze, oltre all'integratore classico e il farmaco appunto di automedicazione. Cosa vuol dire per il vostro gruppo essere arrivati a Civitanova Marche? È un grande traguardo perché siamo in uno dei corsi principali delle Marche, molto trafficato, molto gettonato e anche molto chic, per cui per noi è un grande traguardo, abbiamo un grande flusso e una grande possibilità di poter dare al cliente effettivamente quello che siamo in grado di dare, professionalità e consiglio. È un ruolo importante quello della farmacista in una parafarmacia? Sicuramente è un ruolo importante, è un ruolo di riferimento per tutti i nostri clienti, perché nel momento in cui interagiscono con noi si aspettano sicuramente una figura di riferimento, un consiglio e delle consulenze, quindi comunque sia lavoriamo a 360 gradi, c'è anche più tempo per seguire le esigenze del cliente e magari spendere qualche parola in più. C'è sempre una richiesta al consumatore più attenta, perché il mondo del cosmetico si è completamente evoluto. Le nostre clienti, barra i nostri clienti, ricercano dei prodotti qualitativi sicuramente e ricercano un consiglio mirato e preciso. Le linee che abbiamo rispondono completamente a queste esigenze. Abbiamo inserito anche linee vegane, linee biologiche, perché ci affacciamo in questo mercato e quindi cerchiamo di raccogliere le richieste di tutti.